po' traslato rispetto ad altri sport. Essendo sport individuale è un po' difficile. Oltretutto questi sono ragazzi che si allenano insieme, sì, spessissimo. Quindi l'aspetto del campanile è più probabilmente negli sfottò, sì, poi, insomma, che arrivano fuori dalle pedane. La gara nazionale di fioretto sfida tra i toscani è anche una cosa frequente, abbastanza. Il collega diceva, quando scriveva d'eccellenza di calcio, proprio d'eccellenza di calcio, non scrivere i derby perché sono tutti derby di eccellenza, campionato regionale, quindi per forza così, prima stoccata. Però c'è di sempre qualche derby che è più derby degli altri. Assolutamente sì, condivido in pieno. 1-0 Antonini contro Isolani, prima stoccata messa dal fiorentista del club schermo a Pisa, Antonio Di Ciolo, pareggia immediatamente Isolani. Con Isolani c'è il maestro Beppe Pierucci, con Gianmaria Antonini il maestro Simone Piccini a fondo pedale. Attacco di Antonini che non tocca, entra il colpo di Gregorio Isolani che si porta a condurre sul 2-1. Tre stoccate sbagliate più o meno, nel senso che hanno dato ragione a chi non aveva preso l'iniziativa. E questo invece è un bel attacco, sì, di, sì, Gregorio Isolani, che lo porta sino in fondo dando bersaglio e portandosi a più 2-3-1 il punteggio. Problemino alla gamba, accusato anche nei quarti di finale da Isolani, non so se è un problema di crampi. Superato Emanuele Iaquinta, Gregorio Isolani nel suo quarto di finale, mentre per Antonini il successo nella sfida che metteva in palio un posto per la zona medaglia è arrivato contro Elia Pasin, vittoria abbastanza netta nel punteggio. Pasin, neo campione italiano under 17. 3-1 Isolani, Antonini in fondo, il suo attacco va a segno, 3-2. Bell'attacco, un assalto anche questo a ritmi molto elevati, ha molto aumentato i suoi ritmi il Fioretto negli ultimi anni, sì. Fioretto del nuovo chip, non so come chiamarlo, insomma, quando sono state modificate le apparecchiature tecniche per la segnalazione delle stoccate, questa modifica aveva portato il Fioretto a rallentare proprio i tempi, mentre adesso siamo tornati a un Fioretto di corsa. Questa è bella, questa è bella doppia bella parata di risposta, sì, sì, di Gregorio Isolani che va a condurre 4-2. Partita la mano, nel senso che vedete probabilmente un crampo al braccio, non riesce a aprire, a chiudere la mano Isolani. Sai che questo problemino a Gregorio Isolani l'ho visto anche altre volte nel corso di queste gare sempre molto dispendiose che questi ragazzi disputano. Poi molto dipende anche dal modo di impugnare, perché ci sono degli atleti che impugnano l'arma stringendola molto, facendosi del male, esatto, e altri che la impugnano invece in modo molto più leggero, sì. E questo comporta evidentemente anche un sovraccarico sull'apparato muscolare dell'avambraccio, e infatti lui probabilmente non riusciva proprio a aprire la mano. Questo è proprio un crampo all'avambraccio. Ora manca il medico. E sta provvedendo il maestro Pierucci a aiutare Gregorio Isolani a risolvere questo problema, questo crampo braccio destro. Visto che ci siamo, ecco, abbiamo già dato i nomi delle quattro semifinaliste della sciabola femminile categoria cadette, li vado a riepilogare. Vittoria Mocci affronterà Francesca Lentini, Benedetta Stangoni affronterà Flavia Astolfi,
mentre invece nelle posizioni dalla quinta all'ottava piazza, quindi nella cosiddetta finale, che sta a me come importante sta a te, il livello di definizione non ci capiamo da soli, spieghiamo a chi ci ascolta, non amo la definizione finale per chi si classifica dal quinto all'ottavo posto perché confonde. Tra le migliori otto troviamo anche Diletta Fusetti, quinta classificata, Petrarca, Schema Padova, Ludovica Carnevale, Comando Aeronautica Militare, sesto posto, settima per il Padova Scherma, Sofia Martinelli, ottava posizione per Camilla Rizzello della Lazio Scherma Ariccia. E ti dico che nel fioretto femminile con quattro gironi ancora nessuna a piene vittorie. Mancano un paio. Sono 35 le sciabolatrici cadette ai nastri di partenza di questa gara, mentre la competizione che stiamo vedendo adesso, quella di fioretto maschile, vedeva 51 atleti al via. Giova a ricordare che tutti i partecipanti a questa gara sono i qualificati dopo il percorso nazionale delle rispettive categorie cadetti e giovani. 4-2 per Isolani, si riparte così dopo poco meno di un minuto tirato in questa prima delle tre frazioni. Vantaggio per il fioritista del Fide Sigogno, che ora tenta l'attacco ma esce alla fine. Il bersaglio non vale l'ultima rimessa di Isolani, secondo la ricostruzione dell'arbitro, che è Leonardo Funaro. Chiede il video per questa parata e risposta, ma io sinceramente ho visto la parata e risposta di Isolani, infatti parata e risposta di Isolani molto ampia, ma è abbastanza evidente, era sinceramente. Però l'attacco profondo Antonini non trova la stoccata, riparte Isolani. Bravo. Segno Gregorio Isolani, 5-2 nello strettissimo. Probabilmente c'è una verifica su una sostituzione di bersaglio. La testa. E si abbassa un po' Isolani su questa stoccata. Proprio nel momento della risposta di Antonini. Vediamo. No, confermata. Il 5-2 per Gregorio Isolani. Bravo. Sceglie bene il tempo di questo attacco, lo porta a segno Isolani, ha saputo aspettare il momento giusto, si è prima difeso dal tentativo di attacco del suo avversario. 6-2. È buona questa. Esce il primo attacco di Isolani, parata e risposta anzi di Antonini, che si prende anche il giusto tempo per tirare la risposta dopo che il suo avversario lo aveva superato e mette a segno il punto numero 3. E questo è il caso in cui appunto di risposte se ne può tirare una sola. A volte si vedono atleti protestare dopo aver subito magari una seconda rimessa prima di essere passati, e quando i due sono uno di fronte all'altro e di rimesse se ne possono tirare anche 45, invece una sola quando l'avversario si passa. È stato superato. Intanto Isolani si riporta stoccata avanti. Stoccata molto simile a quella precedente, sai, da parte di Isolani, e di nuovo la coppia arbitrale la va a rivedere al video. È perché tende sempre, quando tira il contrattacco Isolani, ad andare in chiusura. Non c'è stata segnalazione da parte degli assessori, che sono Beatrice Di Quinzio dal lato che osserva Antonini, mentre invece Laura Argenti da quello che osserva Isolani. Vediamo un po', c'è un lungo confronto al video tra Leonardo Funaro e Alberto Stella. Vediamo il verdetto. Il verdetto è un cartellino. La sanzione. Cartellino giallo. Ed anche evidentemente stoccata annullata.
6-3 e cartellino giallo. Deve tutto stare, per Isolani. Deve stare attento adesso Isolani, perché chiaramente questo è un movimento che probabilmente lui fa anche con una certa naturalezza, e quindi deve stare attento a non farlo in modo irregolare. Certo, un attacco quando, molto bello quando fa queste cose, invece è al di sopra di ogni sospetto. Sì, 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 sì. Molto bello questo attacco 7-3. Bravo Antonini adesso. Dice di andare il maestro Simone Piccini, di andare più libero in attacco, più deciso. Questa almeno la mimica che si è compresa nel dialogo tra maestro e atleta. Un minuto da tirare, la prima delle tre frazioni, 7-4 vantaggio Isolani, 8-4 adesso. Molto bella, una battuta in anticipo che si porta sull'8-4. E come ieri le quattro semifinaliste della Spada se ne stavano in dolce conversare, lo stesso stanno facendo adesso le quattro semifinaliste della Sciabola, in attesa di essere chiamate. Perché pure qui parliamo di tre compagni di squadra nella recente stagione internazionale delle cadette di Sciabola. L'unica che non faceva parte del quartetto ai campionati europei era Flavia Stolfi. Mocci e Stangoni sono anche compagni di società alla Musumeci Greco. Problema sul punteggio, ecco, infatti era stata assegnata due volte la stoccata da Antonini. Siamo 8-6. Ma il basket, no? Tiro da due. 8-5 Isolani. Contrattacco di Antonini, bersaglio non valido. Attacco di Isolani a segno, si è preso un istante in più per tirarla, sì, sì, e sì, ne aveva tutto il diritto visto che la sua azione d'attacco era continuata. Parata risposta stavolta bella di Antonini, ma tocca in bersaglio non valido, quindi non cambia il punteggio, è sempre 9-5 per Isolani. Prende il tempo in attacco Isolani, quasi da sciabolatore, e poi mette dentro questo attacco col ferro. Guardia. 10-5 dopo questo attacco col ferro, allunga fino al suo massimo vantaggio per ora Isolani, che sempre ha le prese con questo problemino alla mano, poi lo chiamo problemino, mettendoci questo ino magari mi fa un male notevole, troppo suona la maschera di Isolani, questo è un effetto del sudore credo. Sì, non so se c'è da cambiare qualcosa. C'è da cambiare la maschera di sicuro. Nel frattempo Isolani approfitta anche per convivere un po' con questo dolore che gli dà evidentemente problemi. Bene, finita la fase a gironi del fioretto femminile. Oh, dici se c'è qualcuno con tutte vittorie. Zero, niente. Nessun atleta ha tutte vittorie, quindi Irene Bertini numero uno del tabellone senza plan di vittorie. Sì, sì. Come sì. Carita Collini che è numero 2, numero 3 Letizia Capola, 4 Sofia Giordani, 5 Beatrice Bibite,
6 Alessandra Tavola, 7 Ludovica Franzoni che gli era arrivata seconda tra le under 17, 8 Maria Vittoria Berretta che gli era arrivata terza, no, che è arrivata nelle 8, quinta, le cadette quinta, sì. Quindi niente, parte la fase a eliminazione diretta con un tabellone da 64 molto incompleto, con pochi match per arrivare alle migliori 32. Le atlete erano 41 e non c'è eliminazione ovviamente al girone, una gara da 41 qualificate. Si attende la nuova maschera, credo, per Gregorio Isolani. Eccola qui, in arrivo. ...10-5 il punteggio, mancano 20 secondi alla fine della prima delle tre frazioni, seconda semifinale di fioretto maschile. Categoria giovani. Attacca Antonini, non entra la sua punta, contrattacco a segno di Isolani che va a quota 11, più 6 per il fiorettista del Fides Livorno. Attacco di Gianmaria Antonini a segno. Chiesto il video però Isolani. Rivediamo anche noi questa azione d'attacco di Antonini che per un attimo sospende ed è lì che Isolani riparte. La vede così, la rivede così Leonardo Funaro dopo aver esaminato il video col suo collega questa azione. Attacco scaricato da parte di Antonini e ripresa d'attacco di Isolani che quindi dal possibile 11-6 si porta 12-5. Si prospetta quindi una pausa con un punteggio molto indirizzato. Un po' e soprattutto il match. Anche perché questa prima parte meno, è stato meno 3 alla vittoria, quindi è stato condotto abbastanza saldamente da Gregorio Isolani. Ora Antonini prova a rimettersi in carreggiata, 6 secondi 82 centesimi da tirare, attacco a segno di Antonini, 12-6. Si accontentano di andare così al minuto di pausa entrambi i fiorettisti, 12-6 il vantaggio Isolani. La chiave Luca Isolani l'ha trovata, evidentemente. Sì, anche perché è stato bravo sia davanti che dietro, insomma, quindi sia andiamo in attacco che in difesa. Andiamo su questo lato qui, questo che ci mostra ora Corrado Terranova. Il maestro Piccini, su che cosa secondo te starà insistendo in questo momento per accompagnare il suo avversario ancora dentro questo match che è inevitabilmente sul punteggio adesso difficile da riprendere. Sì, ma deve cercare di dettare lui il ritmo del match perché Isolani sta facendo il ritmo sia in attacco che in difesa e Antonini lo sta un po' seguendo, quindi in qualche modo deve cambiare proprio i tempi. Tempi di questa sfida. Un po' quello che avevo visto, gli avevo visto dire prima, no? Maestro Piccini, che sottolineato in telecronaca, indicava vai, spingi. E sì, come correttamente tu dicevi, un po' più padrone del ritmo dell'assalto. Perché quando comandi Isolani poi fai fatica a tenere. Siamo ripartiti, seconda frazione, 12-6 per il Livornese. Chi vince affronta Mattia De Cristofaro nella finale che mette in palio il titolo tricolore. Attacca Isolani, parata e risposta di Antonini che quindi mette due stoccate consecutive a cavallo del minuto di pausa e si riporta a meno 5, 12-7. Ancora Antonini, attenzione. A segno, terza consecutiva, è un attimo ragazzi, è un attimo.
guai a dare qualcosa per scontato. Cambia il fioretto Isolani, credo con un po' di mestiere. So che a te non piace neppure questa espressione. No. Applicata al cambio di fioretto, sì. Sì, sì, ma anche in generale, sì. Io sono applicata al fallo tattico nel calcio minimo. Sì. Io sono, vedo con avversione solo una parola, lo so. Quella parola che l'aggettivazione più inflazionata, sì, del mondo, che diciamo, vale per tutto. Vediamo questa stoccata, siamo 12-8, quindi è una stoccata importante. Non hai colto. Tocca Isolani, attacco suo. Secondo l'arbitro, 13-8, non ma secondo Gian Maria Antonini che chiede il video. Secondo me, vediamo un po'. Allora, la sosta di Isolani c'è. La sosta di Isolani c'è. Guarda come l'hanno rallentata gli arbitri, non rivediamo quello che stanno vedendo i ragazzi, i nostri arbitri, e l'hanno rallentata appunto per capire quel momento lì, quello in cui entrambi sospendono. E però in teoria chi aveva l'iniziativa d'attacco rischia maggiormente. Sì. Conferma Leo Funaro che l'attacco è di Isolani. 13-8, una piccola sospensione da parte di Solani, c'è una ripresa immediata da parte di Antonini, neppure, e allora attacco tocca. Parte Antonini e va a segno con l'applauso del suo Simone maestro. Simone Piccini, vai. Sì, sì, vai, perché quando è andato così è stato efficace. 13-9, ancora lì. Più o meno in scia, più o meno, perché quattro stoccate sono abbastanza e due soltanto ne mancano i Solani per tagliare il traguardo, però è ancora dentro al match Gian Maria Antonini. Attacca lui, va a segno, meno 3 adesso, 13-10. Ha mangiato proprio la pedana Antonini. Potrebbe anche rammaricarsi di questo. Attacco di Isolani a segno, 14-10, ma il match point è stato visto nel momento esatto deciso, in cui ha perso il ritmo, è partito subito Isolani dentro. Toccata secondo me di grande intelligenza, sì, adesso da parte di Isolani, che aveva appunto capito che subendo, continuando a subire l'attacco dell'avversario, l'avrebbe presa. L'arbitro fa rivedere al video un contatto che c'è stato tra i due. C'è sanzione, però si riparte così, quindi dal 14-10 match point per Gregorio Isolani, questa seconda semifinale di fioretto maschile under 20. Attacca Antonini, si difende bene Isolani, potrebbe ripartire lui, lo fa adesso. Non arriva la stoccata, si volta Antonini dando le spalle all'avversario, beccandosi quindi un cartellino giallo. E si rammarica Isolani perché questa era una parata risposta che ovviamente non può essere convalidata, perché proprio c'è l'alt prima a interrompere tutto dell'arbitro, blocca ogni cosa. Attacca Antonini, esce la sua punta, entra il contrattacco di Isolani, vince lui il match, 15-10, il portacolore del Fides Livorno è il secondo finalista del torneo di fioretto maschile Under 20, affronterà in finale per il titolo italiano Mattia De Cristofaro. E allora rimanete con noi, perché fra pochi istanti arriveranno le finaliste della sciabola femminile categoria cadette, sì, probabilmente prima ci sarà anche